Allora, raga, buongiorno, ve ne voglio raccontare un'altra che vi farà ridere sicuro. Ieri sera vado a cena da amici, così finisce la cena, un'amica, una grande amica, genio, fa: ragazzi, guardiamoci 10 minuti di Grande Fratello. Vabbè, VIP, poi dice, ho fatto, vabbè, vediamo che si racconta sto, chissà chi saranno sti VIP, ero pure mezzo curioso, insomma, mette, regà, io non c'era un VIP che conoscevo, e lei mi comincia a dire, questo ha fatto questo, questo ha fatto questo, questo ha fatto quest'altro, vabbè. Torno a casa, raga, sapete, mi metto a dormire, ma stamattina, raga, ho fatto una cosa. Come sapete che io vi voglio far ride, ho preso carta e penna e mi sono segnato chi cazzo so sti VIP. Bah, Antonella Fordalisi è una che si è passata tutta la Serie A, peggio di mio nonno quando sta davanti al televisore con i canali. Vabbè, poi passiamo, raga, alla spagnola Oriana, che ha visto più cefali lei che gol del capitano della Roma Totti. Poi, regà, hanno fatto pazza per famosa Nicole Murgia, che avrà girato due pellicole 20 anni fa, di queste da farite, queste cosette così che manco se fanno vedere, eh? E invece di stare a casa con i figli, va a cercare i cefali dentro al Grande Fratello, va bene. Poi, regà, ce n'è un'altra, Sara Altobello, una barese, un son del tuo cazzo, eh? Regà, che quando parla non la capiscono manco in Arabia Saudita. Per un passaporto, regà, e che te pare che Alfonso Signorini non ci mette un mezzo nespolino, come dico io, che mi ha fatto pure ride così, eh? Ma io dico, no, regà, ma che cazzo di fine ha fatto la TV italiana? Ma soprattutto, che cazzo di fine hanno fatto, regà? Se questi sono VIP, i VIP veri della volta, quali sono? Pare canoso. Buona giornata, commentate in tanti, ditemela la vostra.